Premio Letterario 2017 Bruno Misellia. A pochi istanti dall'inizio della kermesse cresce l'attesa per un evento che mette al centro il ricordo del compianto Bruno Miselli e che nasce per valorizzare la cultura soprattutto tra i più giovani attraverso le innumerevoli sezioni previste. Cuore dell'evento, l'auditorium dell'Istituto Alberghiero di Piedimonte Matese, un luogo dove questa sera memoria e cultura si fonderanno, il tutto sullo scorrere inesorabile della parola. Per voi un po' di immagini con le relative interviste. Siamo qui, voi lo sapete, per l'edizione 2017 del Premio Letterario Bruno Miselli. Questa sera cercheremo di avvicinare la nostra città alla cultura attraverso vari ambiti, attraverso varie sfaccettature. Io vorrei ringraziare subito la preside dell'istituto che ci accoglie, l'Istituto Statale Alberghiero, al quale vorrei fare un altro applauso. Non me lo vogliate. Bruno, chi è Bruno Miselli? Bruno nasce a Piedimonte il 28 agosto del 41. Da Antonio e Zambella Marta e abita in via Ludovico Paderno 94. Da buon vallatano, come tutti i giovani della parrocchia Ave Grazia Plena, cresce sotto la guida di Monsignore Spedito Grillo, Don Luigi Annelli, Don Raffaele Licidiano, Don Geppino Manzo, Don Mario Usubelli e sotto, mi sia consentito, un grande vescovo, che fu Luigi Novello, che io non ho avuto il piacere di conoscere perché sono nato dopo. Nina, questo è un evento che in qualche modo coniuga la memoria a quello che è più giovane, appunto alla cultura, soprattutto tra i più giovani e quindi al nuovo. In che modo è nato appunto questo evento per unire l'una e l'altra parte opposte ma complementari? Allora, questo evento è nato soprattutto per ricordare mio papà che è morto molti anni fa, in cui lui amava i giovani, stava sempre insieme ai giovani, aveva una prospettiva per il futuro bellissima. Quindi io ho voluto unire due cose fondamentali, quello che diciamo la cultura, la letteratura, qualcosa fondamentale in più col ricordo di mio papà. Complimenti. Grazie. Bene. Favore di camera, in modo da immortalare questo momento. Lino Diana, quanto è stato difficile assolvere a questo compito così complesso, quest'arduo compito in quanto presidente della giuria? Beh, diciamo che la difficoltà è scaturita dalla bellezza delle opere presentate. Non è stato veramente facile, anzi c'è stato un approfondimento continuo perché siamo andati spesso in discussioni perché piacevano proprio tutte, dico tutte. È stato difficile. Però, quindi? Difficilissimo, non difficile, difficilissimo. Però la strategia che abbiamo usato ci ha fatto vincere perché noi dall'inizio abbiamo dato dei numeri ignorando i cognomi, per cui quando abbiamo cominciato i lavori noi leggevamo il numero 1, il numero 7, il numero 13 senza sapere con chi avevamo a che fare, nella prova provata, che tra i vincitori c'è un signore, non mi ricordo, un ragazzo, che ha vinto parlando di Piedimonte non essendo piedimontese. Quindi è uno che era venuto a Piedimonte, ma non era un piedimontese. Un caso quasi fatale. Sì. Quindi oggettivizzare un po' la prova, il giudicare in maniera obiettiva le è stato d'aiuto. Esatto. Dunque, e poi per il resto che cosa mi tocca fare? A me tocca ringraziare Nina per l'idea che ha avuto, a prescindere dal ricordo del papà, però Piedimonte merita, è messo in evidenza da una piedimontese che ci porta in alto il nostro nome nel nord Italia, perché noi stiamo assistendo a tutte le vittorie, che io le chiamo vittorie di Nina nella letteratura, nelle poesie sue, e quindi praticamente Piedimonte viaggia e viaggia su una bella lunghezza d'onda. Complimenti. Grazie. Campione d'Italia, d'Europa e del mondo. È bastato questo per assegnare ad Angela Carini della Polizia di Stato, ma nata nella pugilistica matesina di Piedimonte Matese, il premio letterario Bruno Miselli 2017 per la sezione sport, nella difficile disciplina del pugilato femminile. Premio la dottoressa Patrizia Maiorano. Prego, dottoressa. Che tra l'altro ha una grande affinità per gli sportivi in generale, ha curato anche molti calciatori da Napoli, eh? Capita, grazie. Come ci si sente ad ospitare un evento di questo calibro? È un'emozione perché questa è una sala che vive di eventi e vive di iniziative e di incontri, incontri speciali, noi li chiamiamo incontri d'autore, diretti ai nostri ragazzi, quindi di mattina, di pomeriggio, di sera, è uno spazio per la città, quindi questo è un evento
unico, interessantissimo. Intanto è una prima edizione, quindi l'idea come scuola di ospitare la prima edizione di un concorso al quale spero e auguro lunga vita per gli obiettivi culturali che si pone è davvero un orgoglio e emozionante. Tra l'altro un evento che pone al centro i giovani, i suoi giovani tra l'altro. È vero, ma la scuola è sempre dei giovani, la scuola è dei giovani e attraverso i giovani delle famiglie, della comunità, come tutte le scuole, questa è la scuola della città, di tutti coloro che cercano uno spazio in cui incontrarsi, ritrovarsi e discutere di cose, di cultura. Complimenti. Grazie. Ho scelto una poesia di Viviani, che non è proprio il massimo del divertimento, ma ha dei momenti un po' sfiziosi. Parla di un uomo che non vuole partire per la guerra, e allora il giorno che si presenta davanti al tenente di turno cerca in tutti i modi di essere esonerato per non partire. Il tenente gli chiede: "Que dire? Sto boiato." E va dicendo: "Signor tenente, a cominciare mago, sussurdo, vengo poco, bravo, e dopo tengo 6 denti e 2 stanno cadendo. Apriesse, coppullo, mi sta scendendo questa roccia, ma coglia appena dopo, e poi affanna si cammino troppo. Ah, e a lui treviso lo sto dicendo." E da Piedimonte Matese è tutto. Mariangela Marotta, grazie per essere stati con noi.